Accogli Gesù per vivere in pienezza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno 2023 e vogliamo benedire Dio e benedirlo attraverso la Sua parola, con la Sua parola, per essere da Lui benedetti. Accogliamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dall'1 al 18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me, è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Amen. Cari amici, oggi abbiamo letto parte del prologo di Giovanni. Un inizio del capitolo primo bellissimo, accolto e ascoltato anche il giorno di Natale, nella messa del giorno, il 25 dicembre. Ma oggi vogliamo prendere come un modello di riflessione per la nostra vita, per un, chiamiamolo, recap, cioè un ricapitolare tutti i giorni di questo anno 2023. Come è andata, come non è andata. Che sia la parola a farci fare discernimento, che sia la parola che ci dà anche uno sguardo verso il 2024 e ci fa concludere l'anno in bellezza. Ma la parola di Dio, fratelli e sorelle, non ci scoraggia mai. La parola di Dio non ti abbatte, non ti giudica e non ti critica. Anzi, ti fa esaminare la tua vita, prendere in mano per bene la tua vita e domani iniziare un nuovo anno in un modo nuovo. Dio, attraverso la sua parola, è capace di creare in te cose nuove. Che cosa hai vissuto quest'anno? Ma soprattutto, come hai vissuto i momenti difficili? I momenti belli li viviamo sempre bene. I momenti di prova, i momenti di crisi, i momenti di angoscia, i deserti, le tenebre, le difficoltà, le malattie, che forse ancora continuano ad esserci. La cosa importante, dice il versetto 12, a quanti hanno accolto Gesù, Dio ha dato potere di diventare figli di Dio. Questo è il progetto suo. Il progetto suo è di accogliere il Figlio. E quanto più io accolgo il Figlio Gesù Cristo, il Figlio di Dio Padre, tanto più io divento figlio di Dio.
ho il potere, pensate che bellissima espressione che Giovanni ci dona, il potere, la capacità di sentirmi amato dal Padre, di sentirmi un figlio libero, non schiavo di tante cose, delle persone, delle situazioni, ma libero perché appartengo a Dio, come Gesù Cristo. Ecco che tante esperienze che abbiamo fatto quest'anno, noi potremmo davvero domandarci come le abbiamo vissute. Le ho vissute da figlio di Dio, confidando nel Signore, oppure da schiavo. E schiavi siamo anche quando facciamo di testa nostra, quando cerchiamo da soli di uscire dalle situazioni, non confidando in Dio. Ecco il motivo per benedire il Signore oggi. Benedirlo con un Te Deum, con un salmo, un cantico di gratitudine, perché dove è abbondato il peccato, dice San Paolo, ha sovrabbondato la grazia. Quando io sono stato debole in quest'anno, ho ritrovato in Dio la mia forza. E se concludo l'anno nella debolezza, sappi, caro fratello, cara sorella, che puoi iniziare il 2024 nella sua forza, non nella disperazione, ma nella speranza, perché Dio ha un progetto meraviglioso per te. Cosa fare? Accogliere Gesù Cristo come tuo Signore. Accogli Gesù e inizierai l'anno nuovo nella pienezza. Questa è la sua parola che lo dice. Se non viviamo con Lui, a suo fianco, non vedremo la luce, vivremo nelle tenebre. Allora, insieme a me, fai questa preghiera, apri le tue mani e gli dici: Signore Gesù, io ti accolgo come mio Signore, mio Salvatore e come l'unto di Dio venuto per me. Signore Gesù, metto nelle tue mani ogni giorno di quest'anno, soprattutto quelle situazioni più difficili, più drammatiche che ho vissuto, le depongo ai tuoi piedi. Depongo tutti i miei pesi ai tuoi piedi, perché so che tu mi alleggerisci, mi liberi e fai cose nuove nel prossimo anno. Confido in te, Signore Gesù. Spero nel tuo amore, nella tua fedeltà. Donami questa nuova esperienza. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi, prendiamo questo slogan: accogli Gesù per vivere in pienezza. Accogliamolo. Custodiamo la sua parola in noi. Dio si manifesterà fortemente e vedrai che ci sarà una promessa speciale da domani che sarà per te, specifica, diretta, attraverso la quale Dio manifesterà a te il suo progetto meraviglioso di vita per te e per la tua famiglia. Grazie per avermi accolto, buona fine dell'anno, benedetta per iniziare domani con un nuovo slancio nello Spirito Santo. Ci vediamo domani nel prossimo anno. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. La salvezza